Sì, ma come fanno a trasportarli? Loro li producono o glieli porti tu? Glieli porta Cristo. Io poi, sai cosa faccio? Li trasformo in pillole e io li porto là sopra, perché loro non possono mangiare i soldi così, capito? Ah, bravo, allora, bravo, ho capito. Li possono inghiottire solo le pillole. Pensato, caro Cristo, li preparo tipo pasticche. Ho capito. Ah, no, bravo. Comunque bravo. Tu domani sera ci spiegherai tutto e porterai un alieno in studio, sì. Giusto? In cucina con me. Ah, cucinerà con te. Fanno vedere loro. Quindi domani E.T. cucinerà con te. Sì, cucinerà con me, però sai, loro non si fanno vedere. Ah, non si fa vedere, quindi alcune persone, capito? Ah, lui ci sarà, però non sarà visibile agli occhi dei più, giusto? Sì, però vedete i piatti che camminano da soli, capito? Il mezzolo che gira sarà da solo. Una serata interessante, va bene, allora io ti lascio il compito ti lascio il compito, mi raccomando, caro Christoph, di preparare questi viaggi senza ritorno verso Giove, Plutone, ti raccomando, senza ritorno. Senza possibilità di ritorno, benissimo, ok. Allora, caro Christoph, ti salutiamo. Al Firenze domani sera. Allora, io intanto Christoph, io ti salutiamo, un bacio. Grazie, Christoph. Volevo salutare la Rosetta. Sì, la salutiamo anche noi, Christoph, grazie mille. Ciao. Allora, tutto quello che hai fatto. Allora, intanto, cioè, devo riepilogare tutto? Abbiamo... Sì. Allora, come... Buonasera. Antonio, stai lì, perché ti sento, aspetta un attimo, perché ti ho già riconosciuto, aspetta un secondo, che facciamo il riepilogo. Allora, buonasera, intanto in una padella antiaderente abbiamo messo il nostro olio del finocchietto per farla un po' appassire, e del pepe nero. Dopodiché abbiamo aggiunto le nostre verdurine, come ho già detto, possiamo mettere qualsiasi tipo di verdura, noi abbiamo usato degli spinaci. Dopo averli fatti scottare un pochino, abbiamo aggiunto del formaggio, e dopodiché io ho aggiunto della polenta. Ora, come vedi, è diventato tutt'uno, l'ho messo in questa formina. Sì, e cosa andremo così, a fare? Per fare un tortino, perché quando si raffredda, Simona, non appena si raffredda, noi lo capovolgiamo in un piatto e poi possiamo anche tagliarlo a fettine. Intanto prepariamo una nostra zuppettina di fagioli. E ora. Ti seguiamo. Pronto, sì? Antonio, perfetto. Scusami. Ciao, Simona. Bentornata la signora Maria. Grazie a voi. Caro Antonio, benvenuto a MasterChef. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Una favola. Una favola. Ecco, cosa ne pensi tu dei piatti che stiamo facendo questa sera? Tu da grande esperto. No, non da grande esperto, da amatore. Ecco, che è diverso. Cosa ne pensi di questi piatti? Gustosissimi. Oh, e di questi viaggi senza ritorno verso Marte? Anche quelli fanno... Ma io manderei qualche persona, ma non a Marte. No, ho capito, quell'altro pianeta lontano. No, sul Sole. Per cui ancora ci siamo, sul Sole. Possiamo... Io mi ripeto ogni volta che chiamo, parlatene bene, parlatene male. L'importante che se ne parli. E ne parlano, quanto ne parlano, caro Antonio, se ne parlano. Caro Antonio, ma tanto con te ci vedremo venerdì, vero? Sì, e quando verrò lì ti dirò chi è stato a chiamare e anche il motivo. Oh, però me lo dirai in privato, perché noi davanti alle telecamere non facciamo nessun tipo di polemica, vero Antonio? No, assolutamente, in privato. Oh. Anzi, ti dirò di più. Il Signore gli raddoppi quello che lui augura a me. Però non mi sembra niente male, tanta felicità e tanto amore. Bravo, caro Antonio. Ah, non lo so, bisogna vedere quello che lui augura a me. E certo, caro Antonio, intanto noi stiamo facendo le verdure, vero Maria? No, stiamo preparando questa zuppa di fagioli. Con tutto il rispetto per la signora Maria, non sono un ammiratore delle verdure. Va bene, no, ma noi l'abbiamo fatto proprio per questo dopo feste, nel senso per alleggerirci un pochino, no? Perché magari qualcuno non ha digerito bene. Sì, mi dica. Io mangio tantissimo pesce e tantissima carne. Ah, perfetto. Ah, beh, allora... Anche se le preparo le verdure, però preferisco qualcos'altro. Sono il contrario di Cristo. No, va bene, ognuno di noi ha delle preferenze, per cui insomma... Caro Antonio, ti aspetto venerdì, aspetto la tua mail. Sì. Sì,
te la sto mandando. Una cosa, un piccolo annuncio. Venerdì li stupirò. Con effetti speciali? Non, con effetti paranormali. Va benissimo, Antonio, ma noi ogni volta che tu sei venuto qui ci hai sempre stupito per la tua professionalità e bravura, caro Antonio, va bene? Un preavviso agli amici di Reggio, un piatto per la loro squadra. Bravo, perché dobbiamo accontentare gli Amaranto questa settimana, bravissimo. Assolutamente sì. Assolutamente sì, bravo Antonio. Io ti saluto, un caro abbraccio a te. Vai avanti così, Simona, vai avanti così che vai bene. Grazie Antonio, grazie mille, grazie a tutti quanti voi. Ciao, grazie mille, Buonasera, buonasera. Allora, abbiamo messo la nostra padella antiaderente, abbiamo messo dell'olio, ho tagliato della cipolla e dell'aglio e ora andrò a metterlo là dentro. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Maria Antonietta da Tropea? Mi sta incendiando l'orecchio, mi dovete dare un orecchio nuovo, è più di un'ora che sto chiamando. Lo so, non ce la faccio più. Maria Antonietta, guarda, a chi lo dice, anch'io oggi non ce la faccio più, sta giornata non finisce più. Lasciamo cadere la cosa, come dicevano Ciccio e Franco in un noto varietà tanti anni fa, lasciamo cadere la cosa. Cara Maria Antonietta, cosa vuoi dire? Più gli danno retta e più si divertono. Io non prendo Studio 3 che mi hanno lasciato da mesi e mesi senza, però da quello che ho capito che hanno offeso, non c'è bisogno. Io non ho seguito, perché io lo so che siamo in un periodo brutto e quando succedono queste cose prendete un rosario in mano e se c'è del male che se ne va, perché è lui proprio che si sta divertendo. Cara Maria Antonietta, cosa ne pensi di questi piatti che stiamo facendo questa sera? Un lieto ritorno. La signora Maria è bravissima. Oh, grazie signora, bontà sua. Un lieto ritorno della nostra cara Maria della Costa. Io ho cercato di guardare e di prendere la linea che più da un'ora. Comunque vi voglio un mondo di bene, lo sapete. Grazie. Grazie, cara Maria Antonietta, grazie mille. Noi... A me dispiace che offendono, ma non ci possiamo fare niente. Ma no, non ci hanno offeso, non ci hanno detto nulla di... passare avanti. C'è chi gradisce, c'è chi non gradisce, i più gradiscono, per fortuna. Non ci importa, noi andiamo avanti, va bene? Sì, perché... No. Siamo in un periodo bruttissimo. Va bene, cara Maria Antonietta, io ti mando un grosso abbraccio, seguici domani sera perché stiamo studiando queste navette senza ritorno verso lo spazio, capito? Quindi seguici perché sarà una puntata molto molto interessante, capito? Daremo anche qualche ricetta aliena. Ok? Speriamo che tu avrai molto da imparare, cara Maria della Corte del Vaglio, domani sera, perché ricette dello spazio che tu è impossibile che conosci. No, io penso proprio di no. Va bene, Maria Antonietta, un bacio grande, seguici. Vi abbraccio, un bacio a tutti. Grazie mille, ciao Maria Antonietta, ciao, grazie. Intanto stiamo preparando il nostro battuto per la zuppa di fagioli. Pronto? Che abbiamo precedentemente scaldato. Buonasera, con chi parliamo? Che dire? Complimenti, signora Maria. Grazie a lei. Raffaella signora. Da Santa Caterina sullo Ionio, vero? Sì, sembra di sì. Che dire? Ecco, signore, gli manco un po' di verichina, gliela mandiamo per sciacquarsi la bocca. No, è un amore. Raffaella, che cosa ne pensi dei nostri piatti di questa sera? Bellissimi, colorati all'archivi. Oh, brava cara Maria, cara Raffaella. E tu sai che tornerai presto a trovarci, vero? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Senti, cara Raffaella, ma domani sera anche tu seguirai questi piatti sullo spazio? Ma certamente. Come si fanno a seguire questi piatti dallo spazio domani sera? Tu pensi un po', io mi prenderò una serata libera. Hai visto? Ci seguono sul canale 48 del Digitale Terrestre, gli alieni. Sì, ce l'ha detto Christoph prima. Noi siamo molto contenti di questo perché veramente ci guardano ovunque. Senti, cara Raffaella, hai mai provato a fare le tagliatelle come le ha fatte la nostra Maria? Sì, molto spesso. E questo tortino di